Durante il periodo in cui in Europa si combattevano le cosiddette guerre di religione, qual era la situazione da questo punto di vista in Inghilterra? Beh, sul suolo inglese convivevano tre diversi gruppi religiosi. C'erano gli anglicani, che erano la maggioranza, erano i seguaci della chiesa anglicana che era stata eh, fondata da Enrico VIII. C'erano i puritani, che erano i seguaci delle idee di Calvino, ed erano una piccola minoranza, e poi c'erano i cattolici, che i puritani chiamavano papisti con disprezzo, perché appunto seguaci del Papa. I rapporti di convivenza tra questi tre gruppi religiosi erano piuttosto difficili. Allora cerchiamo di capire come mai dobbiamo fare un passo indietro. Ti ricordi Enrico Ottavo? Dapprima aveva sposato Caterina d'Aragona, dalla quale aveva avuto una figlia, Maria. Successivamente aveva divorziato e si era risposato per altre cinque volte. Aveva avuto numerosi figli, molti dei quali erano morti. Quando morirà nel 1547 diventerà re il suo unico figlio maschio, Edoardo VI, che aveva solo nove anni e che governò solo fino a quindici anni, quando morì si dice avvelenato. Il trono allora passò alla sorellastra Maria. Qual è il problema? Eh, accadeva spessissimo eh, nelle corti europee che ci fossero difficoltà per la successione al trono, che si arrivasse addirittura a complottare per potersi eh, appropriare del, del trono. Il problema è, si, eh, come dire, acutizzerà proprio dal punto di vista religioso. Perché? Perché Edoardo eh, non si occupò molto di religione, fu molto tollerante, eh, lasciò che gli inglesi scegliessero quale religione seguire. Quando invece salì al trono Maria, Maria era cattolicissima e eh, cominciò a perseguitare pesantemente eh, i puritani. Mh, Processandone e uccidendone parecchi, cercò nuovamente di eh, trovare dei buoni rapporti con il Papa, rapporti che si erano logorati quando eh, il padre Enrico VIII aveva fondato la Chiesa anglicana, escludendo proprio il potere del Papa, e sposò il principe cattolico. Filippo II d'Asburgo, che poi diventerà il sovrano di Spagna, figlio di Carlo V. Qual era il suo progetto? Il suo progetto era annientare le altre religioni per far tornare unica religione del paese il cattolicesimo. E mh, questo progetto lei lo volle perseguire ad ogni costo, anche con la forza. Ed effettivamente così fece. Al punto che venne soprannominata dal popolo Maria la sanguinaria. Maria morì nel 1558 senza eredi e quindi eh, sul trono salì la sua sorellastra Elisabetta Tudor. Questo è un ritratto tra i tantissimi che sono stati fatti alla sovrana e la ritrae con tutti i simboli del potere la corona lo scettro la pelliccia di ermellino che era proprio simbolo della regalità e il globo terrestre sul quale lei tiene la mano aperta quasi a simboleggiare la potenza dell'Inghilterra sul resto del mondo ed effettivamente fu proprio così. Elisabetta era una donna molto intelligente, aveva studiato, aveva un forte carattere e fece diventare l'Inghilterra veramente un paese incredibile. Per prima cosa sistemò la questione religiosa, ristabilì l'obbedienza dell'Inghilterra alla chiesa anglicana la chiesa fondata da suo padre fu tollerante nei confronti dei puritani, ma proibì il cattolicesimo. Attenzione però non era un vero problema religioso. Elisabetta in realtà voleva difendersi da una parte dalle trame del papa che cercava di allearsi con la dinastia degli Stuart che regnava eh, in Scozia e dalle minacce della cattolicissima Spagna. Per quanto riguarda invece la politica interna, Elisabetta fu sempre molto rispettosa dei diritti del Parlamento. In Inghilterra il Parlamento era formato da due camere: la Camera dei Lord, o Camera Alta, dove siedevano i rappresentanti dell'aristocrazia e del clero e da una camera bassa, Camera dei Comuni, che invece rappresentava gli interessi della borghesia. Ogni volta che Elisabetta doveva prendere una decisione importante, convocava il Parlamento per consultarlo. Ma a differenza di tanti altri paesi europei, non lo convocò solo ed esclusivamente eh, quando c'era da Imporre nuove tasse, come abbiamo visto ad esempio in Francia con l'Assemblea degli Stati Generali. Con lei il Parlamento si occupò di questioni importanti, legate anche, ad esempio, alla repressione della criminalità o alle regole per organizzare i commerci. Insomma, Elisabetta fece eh, in modo che l'Inghilterra, eh, Potesse diventare un regno forte, potente, assolutamente moderno per i suoi tempi, anche dal punto di vista culturale. Elisabetta era una grande amante del teatro, ad esempio, e protesse molti artisti, fece costruire dei teatri. Eh, basti citare l'esempio di William Shakespeare che visse e lavorò proprio ai tempi del regno di Elisabetta. Non solo, Elisabetta fece costruire anche delle università e, a dimostrazione della sua modernità e della sua intelligenza, volle che nelle università fossero studiate non solo le materie tradizionali, ma anche le nuove materie scientifiche. Nella prossima lezione vedremo invece quale sarà la politica di Elisabetta nei confronti degli altri paesi europei.